Secondo spazio del Bianco e il Rosso TV Sport con il professor Gianni Antonucci. Questo è lo spazio dedicato all'ex dell'incontro. Questo pomeriggio salutiamo l'ex allenatore di Bari e Crotone, Mario Santececca. Buon pomeriggio, signor Santececca. Buongiorno, buon pomeriggio anche a voi. Buongiorno. Carissimo Mario, caro tu Gianni. Sei stato allenatore del Bari nel 77-78, 78-79, sì. E poi 4 anni dopo sei stato allenatore del Crotone. Sì. Parlaci in particolar modo del tuo arrivo a Bari e quello anche con il Crotone. Non ti pare? Sentiamo qua. Sì, che ricordi sì. Hai? I ricordi sì, di Bari sono belli, bellissimi, anche perché per me è stato l'esordio nei professionisti, insomma, no? Come allenatore prima del settore giovanile dalla primavera e poi dalla prima squadra, per cui c'è un ricordo bellissimo, un po' di rammarico perché probabilmente poi nel corso degli anni mi sono accorto che in quel periodo ero ancora molto giovane, no? Sì. Forse anche un po' inesperto, per cui un pochino l'ho pagata questa cosa, però il ricordo è bellissimo in una società dove c'era entusiasmo come leggo che c'è oggi, no? Perché parliamo insomma di oggi che ci sarà una partita, secondo me, che entrerà proprio nella storia del Bari, no? Sì, con la gente, certo. È fantastica, che sto seguendo negli ultimi periodi, negli ultimi tempi. E niente, poi ricordi particolari sono quelli appunto di aver preso la prima squadra, avevo 34 anni, io, per cui giovanissimo. Ero molto giovane, sì. È vero. E il primo anno andò molto bene, terminiamo il campionato, nel secondo c'erano molte ambizioni, facemmo una buona squadra, poi le cose non andarono benissimo, insomma, e come succede spesso nel calcio, poi a metà campionato, insomma, venni sostituito. Però ricordo è eccellente anche perché lì ho conosciuto delle persone, intanto una persona che credo che sia nella storia del Bari la persona più importante a livello tecnico, che è Carlo Regalia, no? Sì, che ha fatto in 10-15 anni la storia del Bari. Specialmente in quel periodo in cui c'ero io, dove praticamente venne fuori tutto un settore giovanile che poi ha dato linfa alle casse del Bari per 10 anni circa, sì, no? Sì, con sì, tutte vero, le cessioni. E poi non vorrei dimenticare, perché mi sembra che si dimentichi troppo presto, no? La famiglia Matarrese, che voglio dire, per 35 anni ha portato insomma sulle spalle, credo anche con la gloria giusta e con momenti difficili, e hanno fatto la storia del Bari anche loro. Questi sono i ricordi più marcati, legati poi a degli amici che ci ho avuto, il primo è Gianni, insomma, Gianni Antonucci, che ricordo, ricordo come un grandissimo professionista è la storia e del un grande Bari. Amico. Sì. Professor Antonucci, scusa Mario, ti volevo ricordare che noi oggi siamo a poche ore dalla partitissima di Crotone. Sì. Ti ricorderai quando hai debuttato tu sulla panchina del Bari ed era un Bari-Brescia. Bari-Brescia che vincemmo, vincemmo 3-2 in una partita sofferta. Sì. Perché c'erano sì, quelli che erano favorevoli e quelli non favorevoli al tuo ingresso sulla panchina del Bari. Sentiamo Mario. Oggi a distanza, questo è naturalmente nel 1978-79, che cosa puoi ricordare tu, sia per quanto riguarda l'atmosfera a Crotone, sia l'atmosfera in seno al Bari e ai suoi tifosi? Oh, intanto a Bari, quella col Brescia era il campionato 77-78, quando io, rimetto, la prima volta che mi sedetti sulla panchina del Bari, insomma. Era 77-78, quel 78-79 è stato l'anno successivo. Sì. Vincemmo una partita con lo stadio stracolmo e francamente, insomma, è stata più l'emozione, i ricordi sono più dell'emozione che della gara, anche se facemmo una buona partita. E poi vincemmo anche quella successiva, sempre in casa, e facemmo nelle 4 partite, insomma, di esordio mio, facemmo 7 punti, quando i punti erano 2 ancora, insomma. Per cui un inizio molto buono. Di Crotone, che devo dire, Crotone è stata una parentesi di un anno, facemmo un grandissimo campionato, poi alla fine arrivamo secondi alle spalle dell'Afragolese, allora si chiamava, sì. Arrivamo secondi, però un buon ricordo anche là, perché insomma lì c'è pubblico molto caldo, però intanto era un'altra categoria. Gianni. E poi chiaramente insomma i ricordi del Bari sono diversi da quelli di Crotone. Sì, certo. Gianni, Mario, un'altra cosa, sì. Oggi nel campo calcistico tu ci sei ancora?
Nel campo calcistico ci sono ancora, anche se tu ti meraviglierai, però ci sono ancora, sì, mi diverto ancora, sto in una società dove ho passato 10-15 anni della mia vita, in vari periodi, sto all'Almas di Roma e mi occupo, faccio ancora l'allenatore della squadra, insomma della prima squadra che fa la promozione. Ah, Gianni, ti volevo chiedere che allenatore è stato Mario Santececca e a chi possiamo magari paragonarlo anche a un allenatore dei giorni nostri. È stato un precursore del calcio brasiliano, perché lui aveva fatto, è vero Mario, ti ricordi, tu avevi fatto un corso in Brasile, se sì, non erro, sì, era andato a fare su, un master in Brasile, sì, e lui aveva, è tanto è vero Brasile, che sì. La prima volta che schierò un difensore, un terzino, lo schierò col numero 5 come fluidificante centrale, che era Frappampina. E la folla era rimasta così, direi così, meravigliata, che quasi quasi lo criticava. Invece lui voleva portare qualcosa di nuovo. No, non è come nel calcio, molte cose riescono, novità, altre no. Sì, c'era questa novità, ma non fu capita subito, per cui il numero 5, che praticamente giocava in un ruolo diverso da quello classico, fu compreso dopo un po' di tempo. Alla fine però feci prima io, cambiai i numeri, così non ci furono più problemi. Sì. Il pubblico di Bari si sa, no? Che è un pubblico esigente, molto critico, però poi passionale, e voi lo sapete meglio di me, per cui si fa perdonare tutte le altre cose. Invece a riguardo della partita di questo pomeriggio, tra poche ore Crotone Bari, non so se comunque ha seguito anche il cammino delle mie squadre. No, l'ho visto quasi sempre quest'anno in campionato, in televisione, insomma, ho visto parecchie partite. Che cosa devo dire? Io mi auguro, francamente, no, senza nulla togliere al Crotone, ma insomma la mia storia calcistica quella vera comincia a Bari, per cui faccio il tifo per il Bari, ecco. E io penso che bravo penso che il Bari abbia molte possibilità. Mario, ti saluto affettuosamente, poi ti mando il DVD di questa trasmissione. Va bene Gianni, grazie a te, grazie a tutti quelli di Tele Bari. Okay? Un grazie, un abbraccio a Mario Santececca. Okay, grazie, arrivederci. Grazie. E allora Gianni, comunque è sempre bello ricordare personaggi che hanno fatto comunque parte della storia. Non ha avuto molta fortuna, per la verità, perché ci fu un momento di, direi così, di crisi da un punto di vista non solo di risultati ma anche di ambiente. Ah. E come succede spesso al Bari. E allora, naturalmente, poi nell'anno successivo fu sostituito da Corsini, che non andò neanche bene, tant'è vero che il campionato poi lo finì in panchina un giovane che si chiamava, e purtroppo non c'è più, Enrico Catuzzi. Abbiamo intanto un ascoltatore in linea, poi tra pochissimo mostreremo tutto il materiale del professor Gian Antonucci, perché abbiamo tanta roba, le lettere, i precedenti, dunque prendiamo questa telefonata, poi andiamo con il materiale del professor Gian Antonucci. Pronto? Pronto, sono Leo dal San Paolo, volevo salutare il grande professor Antonucci. Ciao Leo, io un saluto a voi con tanto affetto, perché io sono uno di voi, modesto, non sono ricco, la mia ricchezza è la famiglia e soprattutto, come ha detto Gianni Antonucci, dal Bari ha soltanto cercato di ottenere un tornaconto, due punti, la dignità. Vai Leo. Volevo esortare i tifosi del Bari magari oggi ad essere civili innanzitutto in trasferta, e oggi è d'obbligo vincere, perché dobbiamo assolutamente, bisogna vincere assolutamente. Sono d'accordo con te, grazie per il tuo intervento. Comunque lo stesso Gianluca Paparesta comunque ha esortato i tifosi biancorossi, senza tagliando, a non muoversi verso Crotone, anche per evitare problemi di ordine pubblico. Allora facciamo così, sentiamo anche le parole del capitano del Bari, Marino Defendi, alla vigilia della sfida contro il Crotone. È una finale, cioè non ci sono... Ci sono vie di mezzo, bisogna cercare di andare là e di vincerla nei 90 minuti. E, vabbè, è una bella partita, peccato che non ce la giochiamo qua in casa. Però comunque, se non sbaglio, quanti sono? 800? 866. E penso che si faranno sentire. Poi, se non ho capito male, metteranno pure i maxi schermi, tipo finale Champions League. Sì, ma poi hanno detto la barca. Vabbè, però noi lo sentiremo. Li sentiremo.
per noi una difficoltà in più, però penso che comunque per quello che stiamo facendo, per quello che stiamo vivendo, abbiamo penso una marcia in più rispetto ad altri, perché grazie comunque anche al sostegno di tutta questa gente, penso che gli stimoli sono tantissimi. Noi sicuramente, come ho detto prima, andiamo là per vincerla nei 90 minuti. Sicuramente cercheremo di fare il nostro gioco, di cercare di chiuderla subito. Comunque loro sono una buona squadra, cioè comunque se sono arrivati ai playoff qualcosa ce l'hanno. Sicuramente per loro sarà difficile. Secondo me è stata la squadra più brutta che potevano incontrare, secondo me. Più.